me, ma se può sapere che... Siccome pure io ti voglio bene più da vita mia, e non ci avevamo a sposare, a così siamo scappati, io e te, e tutto il paese lo sa. Ma che sa per tutto il paese? Che in questo momento stiamo qua, a Capua, insieme, fuori casa, e notte. Madonna mia, madonna. Due ore di viaggio, dal paese a Capua, che non ha giù campato. Da quando mi hanno detto, Carmela è fuggito come una pazza, e a Capua è chiuso sotto allo tram. Fuggita? E perché è fuggita? A Capua? E che aiuto a fare? Sotto allo tram. E com'è stata, madonna? E che si sarà fatta? La trovo morta, la trovo viva, si sarà spezzata il corso, tiene qualche sfregge permanente. Che t'ha già famo? Che t'avessa famo a te? Ma non lo capisci che solo così pava per forza da pigliare a lavorare con lui? E così finalmente ci possiamo sposare. Perché pure noi avevamo diritto a campare. E avevamo a campare subito, subito. Perché la gioventù se ne va. E chi vive sperando, disperato muore. E quando zumpa è fatto, sai pure tu. Pure questo mi aveva fatto. Iam. Adoiam. Sì, mi è scappato. Tutto il paese lo sa che stiamo insieme. E andiamo a passare la notte fuori casa, iam. Cammina. Locanda. Vieni qua. È quasi a mezzo. Camminando, camminando, arriviamo verso le due sulla strada provinciale. E vuol dire che ci faremo pure sta bella passeggiata di 12 chilometri fino al paese. Ma porti a casa? No, o cinematografo. Da papà mio? No, da mamma. Ci siamo. Comincia la rumba. Te chi sei? È Taddeo Osti. Che nome è? Me l'han dato quando sono nato. Via del Borgo, sai dov'è? Se non lo so, la trovo. Bravo. Oh, mi raccomando, vai piano, perché a me in macchina, nel mio piccolo, delle volte mi viene da vomitare. Ma se le vuol vomitare, faccia pure, che a me mica dà fastidio. Vai, coso, dai, vai, vai. Mettiti in moto, stronza! Così è cominciata la mia storia con Al, che non mi ha cambiato solo il nome, ma forse anche la vita. Lo accompagnavo in macchina ogni sera da una delle sue penne e lo aspettavo di sotto. Poi andavamo al night, dal suo amico Pardera. Tu aspettami qui, può darsi che faccia presto ma anche tardi. Se devi urinare nel tuo piccolo lì c'è una siepe. Girati verso la siepe, non verso di qua, dove la gente ti vede. Vabbè, è logico. Voleva andare tutte le sere a salutare le entrenese. Piacerebbe una bionda, che nel suo piccolo è alto 1,75, che si chiama Marcella, di Roma. Molto. Piacerebbe. Lasagne e giornali, andiamo. No, è che sarei il cugino. Marcella! Mamma, mamma, gira. Marcella, Manuelo, vieni, piacere. Viviana, Tropea. Si sta facendo bella. Manuelo, di Palermo. Maria, Firenze. Firenze. Piacere, Manuelo. Nella. Di dove? Spalato. Ah, Saniera. Piacere. Piacere, Manuelo. Piacere, Mariandra. Di dove? Di Prato. Ah, eccomi. Piacere. Ciao. Ciao. Mi dispiace andarmene da qui. Questo è il posto più bello che ho visto nella mia vita. Ciao. Gira, 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 gira
Piacere, Emanuelo. Piacere, Marcella. Perché ride? Perché abbiamo tutti e due i nomi che iniziano per Ma. È divertente, no? Ma. Ehi, tu! Vedo che le sai usare bene le mani. Prova un po' con me. Basta così. Non voglio carogne in fabbrica, portatelo via. Andate a scaricarlo in mezzo ai rifiuti fuori città. Muoversi. Ma se non lo sistemiamo, quello è capace di tornare. Ma no, lasciamolo perdere. Quello non torna più di sicuro. Vieni. Si non ammazzarlo quanto ha menato. Cicchili di tritolo. La bestia li sente arrivare. Su, avanti. Andate nello zoo, sparpagliate e controllate tutte le posizioni. Bom. Appena finito, torna qui da me. D'accordo. Sei allergico a uccidere? Non quando si tratta di legittima difesa. Al tiro a segno non sbagliavo un colpo. Cerca di non sbagliare neanche adesso. Che facciamo? Esattamente quello che stanno facendo loro. Generalmente nelle case trovi la pasta, l'olio, i condimenti. Invece qui trovi qualche etto di bombe e chili di tritolo. Voglio trattarli bene. Hai ragione. Speriamo che gli venga il mal di stomaco. Avanti, muoviamoci. Comincia tu. Sì.
Se riesco a raggiungere la moto, dove ti trovo? Lasciala perdere la moto. Perché? Ah, no, scusa, sei tu quello che comanda. Ah, se mi succede qualcosa, non lo raccontare alla mamma, eh? Lascia perdere i parenti, scendi subito da quel tetto e spara da tutte le posizioni possibili. Corri sempre, non stare mai fermo, io comincio dallo zoo. Va bene. Eccellenza, è meglio che si allontani. Datti da fare. Non preoccuparti per me. Va. Bene, signore. Buonasera, come stai? Buonasera, Fina, lo sai, ho quattro balli impegnati con John. Ah, sì. Principessa, sarei felicissimo se mi concedesse l'onore. Ah, perché? Non mi dica di più. Colonnello. Principessa, non sono mi rifiuti. Sono tanti anni che non ballo. Permettete? No, prego. E con tante belle donne. Sì, vedo. Alla mia grazie, età. Infine. No. Grazie. Prego. Proprio bello. Cose così non se ne fanno più al giorno d'oggi, col prezzo attuale del loro zecchino. Sì, don Calogero, molto bello, bello veramente. Ma nessuna cosa equivale ai nostri due ragazzi. Principe, anche se lei non ci crede, questo stato di cose non durerà.
La nostra efficiente, moderna, agile amministrazione cambierà ogni cosa. Non dovrebbe poter durare, ma durerà sempre. Il sempre umano, certo, uno o due secoli. E dopo forse tutto sarà diverso, ma sarà peggiore. Arrivederci, caro Chevalier. Arrivederci. La ringrazio di tutto, principe. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Credo di non aver capito bene. Come ha detto? Niente, niente. Scusi, come ha detto? Non ho sentito.